Sono le 15.41 della seconda domenica inerente alla sfilata dei carri allegorici di Vergato. Siamo qui nella famosa statua di Luigi Ontani. Notiamo comunque con stupore e rammarico che prima di tutto chiusa l'acqua, non c'è più il circolo dell'acqua, e anche che ancora una volta è stata imbrattata da qualche cittadino insolente. Speriamo che la fontana riacquisti il suo splendore iniziale con gettiti di acqua e venga ripulita dal calcio che la ricopre attualmente. E da questa merda, in dialetto merda, che è stata da qualcuno lanciata contro il marmo di Carrara che rappresenta alcuni componenti della scultura. Abbiamo qui comunque un ex appartenente all'arma, gloriosa arma che è sempre stata fedele nei secoli, l'arma dei carabinieri, al quale chiediamo, dato che è munito di telecamera, se ha notato l'imbrattamento della statua. Ho visto, adesso si fa presente, domani ci saranno a pulirlo. Ma non dico per la pulizia, dico per i sistemi di sicurezza installati nell'occasione. Ci sono, guardi, sono in funzione e si possono anche controllare domani. Pertanto noi siamo in attesa di un vostro controllo. Sul palo lì. Sì, di un vostro controllo. Se è funzionante. È qui. Dopo che avrete visionato le immagini, se saremo portati a conoscenza dell'imbrattatore, ci farà molto piacere questo pubblicare anche questa cosa. Sarà cura della Polizia Municipale procedere. Queste immagini sono state riprese da via Guglielmo Marconi, dalla famosa statua di Ontani, del maestro Ontani, dove i carri svoltano per ritornare in piazza dei Capitani della Montagna. Momento di relax per i partecipanti al carnevale sul carro. Qui abbiamo il secondo carro che sfila anch'esso davanti alla statua del maestro Ontani. Sta mettendoci in via Augusto Fini per ritornare poi nella piazza dei Capitani della Montagna. Sta transitando il carro della Lata Iadela, gruppo folcloristico vergatese. Bel carro, bei costumi ancora una volta da questa società carnevalesca. Dopo queste immagini risaliremo al centro del carnevale in piazza dei Capitani della Montagna. Riteniamo che questo sia uno dei più bei viali alberati della città di Vergato.